È facile riconoscere un lagnoso, subito a gente pita. Idro è lento, un piccecoso, un mortizzo, palcarona gritta. Trova tutti scusi con ciavagliari, una volta è stanco, una volta è sciuppiato, e buono solo pintagliari. Tanti volte si apre solo chiacchierare. Idro volesse insegnare all'auge come te cosa stava a fare, ma poi è il primo che stavo a riscacciare. Un lagnoso è lagnoso per due motivi. Uno, perché la gnosia la va recata, si contenta da passare tutta la giornata piuttosto che onorare la sua persona travagliando almeno una mensurata. Un secondo motivo è che Ido volesse fare sempre un scartolino. Ido aspetta sempre la sua nulla che hanno a fare il chiglio che avesse a fare Ido. Isa case! L'agnoso pure a lavarti ti sentia natta e più pulita la tia, però a mangiare e a vivere ti sentia pure un porco ti fa scuola vostra signoria. Picciotti, tagliatelo buono a stu lagnoso, com'è malcumnato, non è buono a niente, com'è malimpagliato, manca sua persona a te il presente, com'è sbalcantato, nudo, miscato con niente. Ma Pipuaggio può essere una bandiera? E certo che no! E allora ramoci spatti, allontaniamo le ricorse a resti sparagli, facciamo un non uni, sempre con forza e coraggio, campamo con osso sorori, che tutta aiuta.